Ragazze, in questo video location diversissima perché ci troviamo nel mio bagno. Volevo sistemare un po' tutte le cosine che ci sono dietro di me, appunto, lì sopra, nei cassettini, qui sotto, insomma, cercherò di filmare più che riesco e ho pensato, già che lo devo fare, lo faccio insieme alle mie stelline, così mi tenete compagnia e insomma, vedete un po' cosa combino. Voglio riordinare un po' il mobiletto dei trucchi, insomma, sistemare un po' perché dopo un po' di tempo è ora di farlo, di pulire, di spolverare e di riordinare. Quindi, bando alle ciance, inizio. Per mettere dentro tutte le cosine che non so dove appoggiare perché non è un bagno enorme, quindi appoggerò tutto qui dentro e poi capisco cosa togliere, cosa buttare, cosa sistemare semplicemente.
programmazione finita, direi che ci siamo, tenendo conto del fatto che questo mobiletto sotto il lavandino e probabilmente anche questa specchiera, insomma, a breve dovremmo cambiarla perché il mobiletto sotto il lavandino è rotto già da parecchio tempo, quindi abbiamo cercato di tenerlo il più possibile, ma non ne può più, quindi appena potremo lo cambieremo e ne prenderemo uno che arrivi proprio fino al muro qui, quindi molto più grande, insomma. Comunque, detto ciò, io vi mostro come ho sistemato, c'era proprio da dare una bella rinfrescata, una bella pulita e volevo sistemare un po' alcune cose perché c'erano tante cose da buttare. Ho riempito praticamente tutta questa borsa di cose da buttare, rendetevi conto. E quindi per concludere il video vi faccio vedere velocemente cosa contiene il mio mobile da bagno. Allora, partiamo dall'angolo specchio dove ho lavato appunto questa pianta, le ho dato giusto una rinfrescata perché l'avevo fatto da poco. Poi ho lavato lo specchio, questo qua è quello che utilizzo per i dettagli, diciamo, perché è di quelli che se lo girate si zoomma, insomma, fa vedere le cose più grandi. Poi qua sopra tengo questo gel lavamani di Mercy Andy che mi piace un sacco, ha una profumazione buonissima. Poi qua tengo una candelina di Yankee Candle, in realtà l'ho trovata ora in un pacchettino regalo che mi ha fatto la mia amica che non trovavo più, quindi era in bagno, neanche lo sapevo. E non lo so, mi piaceva qui perché fa l'angolino rosa, non lo so. Poi qua ho messo il piegaciglia, le forbicine di Federico, le mie pinzette per le sopracciglia, dei tagliaunghie, delle forbicine da adulto, diciamo, in quest'altro bicchierino rosa qui. Poi vabbè, qua ci ho appoggiato il mio anellino che mi ha regalato Riccardo quando abbiamo saputo che era una bimba, una femminuccia. Adesso ho appoggiato qui perché non li metto tutti insieme, faccio un po' e un po'. Qua c'è il mio portadischetti che devo assolutamente comprare perché sono finiti, volevo riempirlo tutto ma ho finito le scorte, quindi adesso che andrò a fare poi la spesa o da Lidl o Eurospin prendo due o tre pacchetti perché odio stare senza dischetti. Poi qui dentro c'era un gran casino, adesso ho sistemato alla bene meglio. Allora vi mostro come ho sistemato. Qua ho tolto una cosina che secondo me era di troppo, quindi queste le posso anche mettere giù. Allora, questo è il mio mini angolino, quindi c'è il deodorante stick là dietro. Io utilizzo dei deodoranti molto molto mirati perché mi portano delle irritazioni importanti alcuni deodoranti. Ho questo qui che è della, se vi può interessare, Infasil Neutro, è uno dei pochi che non mi fa venire i rossori alle ascelle praticamente, perché alcuni deodoranti mi fanno venire l'ascella rossissima ma proprio brucia da morire, quindi gli unici che riesco a utilizzare sono quelli della linea Dove e quello dietro Neutro o Neutromed, comunque ci siamo capiti. Poi questa qua è quella che vi dico sempre che adoro follemente, me l'hanno mandata e me l'ha spedita Octoly ed è veramente, aspettate che non mette più a fuoco, ok, questa qua me l'ha spedita Octoly e della Origins ed è fantastica, mi piace da morire, la sera ne metto sempre un goccetto perché mi fa star bene, non lo so, ha un profumo veramente buonissimo. Poi qua ho una crema profumata per il corpo dell'Erbolario, anche questa ogni tanto dopo la doccia la utilizzo. Poi questo è un deodorante, profumo deodorante di Bottega Verde alla violetta. Poi qui c'è, avevo fatto un regalo a una mia amica di uno scrub, mi pare Mani, fantastico, me l'hanno fatto provare in negozio, mi ero innamorata ma l'ho comprato per la mia amica perché era il suo compleanno e quindi me l'hanno dato un goccino da provare e devo ancora provarlo. Poi questa qui è una maschera che avevo preso della L'Oreal all'argilla pura che utilizzo quando appunto voglio fare una pulizia più profonda. E poi qua c'è l'acqua micellare che mi aveva mandato la mia amica Sistiana che ho messo già qui perché l'altra l'ho finita, quindi stasera già l'andrò ad aprire, o comunque no, stasera no, ma magari quando sarò truccata per la prima volta, insomma, sarà da aprire, quindi proverò questa qui. E questo è il mio angoletto del mobiletto. Invece qua sopra ho messo tutte le cose di Riccardo, quindi c'è il suo deodorante One Million, questo qua è il profumo per eccellenza nostro perché ci siamo conosciuti che aveva questo profumo, quindi io lo adoro. Poi questo invece è mio, però vabbè è finito lì, lo metterò qui o nell'angolino profumi dopo.
perché qua c'è della Shogun, quando appunto facevo Shogun. Avevo preso il profumino One Million per lui e il profumo Light Blue mio, che in realtà sono i due profumi di quando ci siamo conosciuti, quindi solo sentirli mi portano indietro negli anni, veramente. Qua ho messo i due fili interdentali, lì la sua schiuma da barba che aveva preso mi pare all'Eurospin, il deodorante sempre preso all'Eurospin, e qua dietro c'è una dopobarba uomo pelli sensibili. Quindi questo è il suo angolino, gli ho messo tutte le sue cose lì sopra. Poi invece io ho un mobiletto, vabbè, questo è il cosino di Alessandra per quando le faccio il bagnetto, con dentro le buste di Mustela con l'amido di riso per il bagnetto, spugna e termometrino per l'acqua. E poi io, avendo il bagno appunto abbastanza piccolo, nel senso che c'è quel mobiletto lì che è distrutto, che è da cambiare ed è anche relativamente piccolo. E poi appunto abbiamo preso all'IKEA questo mobiletto qua, quindi se siete interessati lo trovate all'IKEA, dove io ho questo portatrucchi che mi hanno regalato, mi pare, i miei genitori il compleanno scorso, lo scorso anno, dove adesso ho sistemato appunto i pennelli che utilizzo di più. Prima erano nella pochettona qui davanti, non so se l'avete visto, e era veramente scomodo, non trovavo mai niente. Quindi ho messo qui tutte le cose che utilizzo la mattina, questi rossettini qui di Dior, questi sì, rossettini liquidi. Qui ho messo quello di Clio. Qua un altro rossettino di Dior, anche questo. Questo qua devo ancora utilizzarlo ed è per le sopracciglia. Poi qua c'è il mio blush, diciamo, del momento, che avevo preso con Unique, mi pare. Qua c'è il fondotinta che sto utilizzando ancora adesso, aspetto di finirlo, che è dell'Essence, e poi andrò a utilizzare questo qui sempre di Dior. Qua ci sono le pochettine che ho trovato appunto tramite Sbabam nel loro pacco. Mi piacciono un sacco, quindi penso le utilizzerò per mettere un assorbente o queste cosine qua da borsetto, qualcosa, insomma, un portamonetine, qualcosa mi inventerò. E poi qua ho messo le palette che sto utilizzando di più. Qui c'è quella di la Naked 3, mi pare. Qua c'è la palettina Unique, anzi due palettine Unique, una di Essence, questa di Lancôme. E questo è un bronzer dell'Essence con cui non mi trovo un granché bene, buonissima profumazione, ma rimane poco. E poi qui dentro invece ho messo tutte le cosine tipo eyeliner, mascara ancora confezionato da aprire, un temperino gigante. E là dietro c'è un altro mascara con cui non mi trovo tanto perché non le volumizza. E poi cosa c'è? Una matita rossetto e un altro eyeliner. Devo aggiungere l'ultimo che ho comprato di Astra, che penso sia ancora nella mia borsa, ebbene sì. Poi qui sotto invece ho sistemato così, ho fatto tipo angolino profumi, quindi c'è questo qui dell'Erbolario Regine dei Prati, è buonissimo, mi piace un sacco, lo utilizzo sempre in primavera e estate, infatti tra un po' lo riutilizzo. Questo qua, che anche mi piace da morire, di Unique, che mi ha regalato lo scorso compleanno Riccardo. Vedete quanto mi durano i miei profumi, questo a un anno. Questo me l'hanno appena regalato per il compleanno ai miei genitori, ed è il mio profumo preferito per eccellenza, il Mask by Alice Ashley. Poi qui c'è la maschera, quella nera, peel off, quella che si tira, insomma, della Kiko. Qua c'è una crema contorno occhi e labbra della Biocaloderma che devo ancora provare. E qua c'è il mio boob tube che devo ancora provare. Qua ci sono le due maschere che mi sono arrivate per il compleanno. Là dietro c'è una scatola dove tengo tutti i rossetti, i lucida labbra, tutto quello che concerne il mondo labbra. E poi qui ci sono pennelli che devo capire ancora cosa farne, se tenerli, buttarli, temperino che utilizzo sempre. Uno dei pochi che mi tempera a lungo termine, insomma, tutti si distruggono. Poi qua c'è tutte le cosine da barba, il taglia barba di Ricky con la spina, tutte le sue cosine. Qua dietro c'è un cosino della Brown per i peli del viso, queste cose, i baffetti, queste cose qua.
Là c'è una scorta di deodorante nuovo Dove, che vi dicevo è la mia salvezza. Qui c'è una spuma per capelli. Invece qui sotto ho messo il talco, che non so proprio dove mettere. C'è un cestinetto carinissimo, questo qui rosa, che avevo preso da Carrefour, mi pare, che è utile per metterci tipo i dischetti, però non lo sto utilizzando tanto, quindi l'ho messo qui sotto. Passando all'anta sotto al bagno, sotto al lavello, c'è un'altra schiuma da barba nuova per Ricky, cosini per il WC, i vari salvaslip, sorbentini. Qui invece scorta di sapone, aiuto! Poi qui ho fatto che utilizzarla per tutti i campioncini di profumo, creme varie, quindi quando finisco qualcosa. Scorta di dentifricio, uno shampoo ancora Avon che non ho ancora utilizzato, questa crema buonissima Giardino dei Sensi, insomma dei prodottini, delle creme ricevute per compleanno e post parto, insomma, che devo ancora provare. Qui c'è la nuova piastra che devo ancora capire dove sistemarla, per ora è nella sua scatola ma devo trovare un posto più comodo. E qui invece ancora un po' alto mare, diciamo che ci sono delle sezioni sistemate, tipo qua ho fatto l'angolino unghie con tutti i vari solventi, quello dove si centrifuga il dito all'interno, questo qua è il classico solvente, qua invece ho messo tutte le cose per capelli, elastici, spazzoline, tingle teaser, il bastoncino per legare velocemente i capelli, qua ho fatto angolo capelli, quindi il gel, la cera per di Fede, questo olio qua della Kerastase che è buonissimo, che mi hanno regalato, questi shampoo professionali per quando si fa il colore che mi erano stati anche questi regalati, pennellino per fare la tinta, cose avanzate di varie tinte, tipo questo è un balsamo buonissimo, trattamento per il colore, e poi vabbè qua c'è l'arriccia capelli che insomma così non mi piace, fa molto disordinato, e questa è la mia piastra vecchia che non ne può più, chiedeva pietà, e per quello mi sono regalata per il compleanno la piastra nuova, anche più larga, in maniera che faccio molto più veloce a stirare i miei capelli. E là c'è il mio super phone, questo qua me l'hanno regalato i miei ed è bellissimo, basta un tocco, cioè praticamente non... anche se non accendete il pulsante, basta che appoggiate la mano sopra e si accende e si spegne, è comodissimo, e però insomma è un po' disordinato, quindi devo ancora capire qui come sistemare. E poi cos'altro c'è? Qua ci sono dei pettinini, questo spazzolino qua lo devo buttare perché è di Fede ma al momento non lo vuole utilizzare, quindi lo devo staccare e buttare perché lì da un po'. E poi qua ci sono tutte le cosine per peel off, queste cose qua, anche per i piedi, tutti i trattamenti. Quindi questo va sistemato ancora, per ora non ce la faccio. Sono contenta che ho fatto quel borsone di cose da buttare, quelle là sono da sistemare di là. E mi manca solo appunto aspirare e lavare il bagno e sono felicissima, insomma. Io e il mio bagno vi salutiamo, spero che questo video vi abbia tenuto un po' di compagnia o vi abbia ispirato a mettervi lì e pulire compulsivamente anche il bagno. Ci vediamo alla prossima, ora vado a dare una pulita al pavimento, anche perché i sanitari li ho già fatti questa mattina, quindi mancava giusto questa parte qua perché volevo farvi il video. Vi mando un bacio e ci vediamo alla prossima. Ciao!